What a tutti ciurma e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo episodio su Poppy Playtime. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale per le serie, per cui vi invito a lasciare un bel polliciazzo in su. Sinceramente non so se ci saranno più episodi di questo gioco. Io avevo chiesto a voi, qualcuno di voi mi ha detto probabilmente il tutto potrebbe risolversi in un solo video. Quindi sinceramente non lo so ragazzi, se dovessi riuscire a finire il tutto in questo primo ed unico video, vediamo se riusciamo a fare uno sforzo e arrivare anche a 100 like ragazzi. Vi sfido a raggiungere i 100 like, vediamo se ce la facciamo. Ed eccoci quindi qui. Io non so assolutamente niente di questo gioco, ho visto soltanto che costava 3,99€ su Steam, ho visto che l'hanno portato in tanti nell'ultimo periodo qui su YouTube, e quindi avendo finito la serie horror su House of Ashes mi sembrava il caso di portare qualcosina di nuovo e mi sono detta perché non portare Poppy. Non lo so ragazzi, non lo so, io... simpaticissimo. Cos'è? Che essere sarebbe? Comunque qua dice chapter 1, quindi non lo so ragazzi. Qui dice: come un ex piegato del Playtime & Co. finalmente ritorni su The Factory, alla fabbrica, dovrebbe essere tanti anni dopo che tutti sono spariti nel nulla. Ovviamente il gioco ragazzi purtroppo c'è soltanto in inglese, quindi vabbè ce la facciamo scendere, ce ne famo una ragione. Te non so, qua dice new game and load game, quindi ci sarà la possibilità probabilmente di caricare anche la partita. Non so perché, non so per come, io non so niente, vi ripeto ragazzi, non conosco minimamente le meccaniche di questo gioco, quindi you're about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. Quindi la bambola più incredibile mai creata. Ah, davvero? A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Dice che è intelligente. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Quindi ad avere una, poter avere una conversazione. Difficile a credersi? State a guardare. Dice che la prima bambola. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Certo. Chiunque non vedrebbe l'ora di entrare nella fabbrica di... bambole raccapriccianti. Per soli 3 dollari, cazzarola, ci puoi passare un'ora dentro. Non vedo l'ora, guarda. Dopo aver visto la bambola è meraviglioso, guarda. È tutto veramente meraviglioso. Davvero meraviglioso. Quindi allora, tutti quanti pensano che lo staff è scomparso 10 anni fa. Siamo ancora qui. Trova il fiore. Il compito sembrerebbe essere relativamente semplice. Trova il fiore. Siamo semplicemente all'interno di una fabbrica. Che ci frega. Welcome, grazie. Fremevo per venire fin qui. Oddio. Ok, quindi il mio unico compito dovrebbe essere di trovare un certo fiore. Così diceva, quindi così per aprire le porte, va benissimo. Che carino il trenino. Io vado, esploro. Non capisco perché cacchio dovrei essere venuta fin qui. Ok, allora devo conoscere un codice colorato di 4 colori. Veramente ottimo. Allora, io c'ho una videocassetta però, non ce lo scordiamo. Posso inserire qui la videocassetta? Ah. Hi,
My name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Okay. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Mm-hmm. So, trespasser, just to make you aware, okay, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. La sicurezza. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Certo. Dice, siamo molto orgogliosi del nostro sistema di sicurezza, però non dice in che modo. C'è mai occasione migliore? Saranno questi colori? Verde, rosa, giallo, rosso? Verde, rosa... Verde, rosa, giallo, rosso. Wow! Mamma mia, ma sono geniale! Sono geniale! Un'altra cassetta! Ma che sto venuta a fare qua? Guardarmi un film? Cioè, ma... Ah, giustamente andrà nel videoregistratore blu. Poppy wants to play. Io no. Ah, è qua. Mamma mia, che ciecata. Era qua. Grab pack. Quindi cosa per afferrare? Ok, stringi gli strappi. E poi... Quindi tieni entrambi le cazzi e mi dissocio da quello che ho detto. Quindi pull trigger to fire. Quindi premi il grilletto per sparare la mano praticamente. Quindi premilo di nuovo per prendere poi, eh. Quindi puoi prendere soltanto oggetti piccoli praticamente che si possono trasportare. Quindi non farlo ovviamente su un altro essere umano perché potresti decapitarlo. Quindi use for rewiring. Ah, il filo è conduttore, quindi lo si può usare tipo da conduttore per... Usalo responsabilmente, quindi ripeto, non usarlo su altri esseri umani perché potresti accidentalmente recapitarli. Oh. Wow. Ammazza, ma dove cazzo arriva sta Maru? Hold down to pull objects. Spettacolo. Questa... È un'arma micidiale sto coso. Spettacolo. Ma perché ci danno sto coso? Questa però lì ci arriva. Quella mano già l'avevo vista, ragazzi. Già l'avevo vista quella mano blu là sopra. Una cosa positiva e una cosa negativa quella che è appena accaduta, perché non mi ha puzzato di cosa positiva, sinceramente. Cioè, per prendere oggetti e robe del genere dovevo aver bisogno di un affare meccanico. Cioè, ma che sono rincoglionito. Ah, ecco. Ma così semplice. Il bello è che lui sta così. E io sto così. Sembra fatto apposta. Sembra che ci stiamo a salutare apposta. Interessante. Perché non mi piace? Ma per niente tipo. Tu non mi piaci. È chiaro questo, vero? Ha un'espressione troppo serafica, ragazzi. Quell'espressione può voler dire solo una cosa. Che non è quello che sembra, Derek. Non è quello che sembra. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Io volevo soltanto aprire una cazzo di porta. Questa mo è chiusa. Me la presti? Poi te la restituisco. Io spero che non me ne vorrai, vero? Ah, ecco, era per qua. Ottimo. Staff only. Io sono dello staff. Cos'è sto posto? Vabbè, questa è la sala dell'elettricità. Questo è chiarissimo, proprio come l'aria. A me questi pupazzi non mi piacciono, perché sembrano tanto bellini, bellini, simpatici. Ma quante strade ci stanno qua, regà? Spaccalo un po'. Grab to divert power. Che cazzo significa divert? Fino a dove me lo posso portare? Eh? Touch with wire to power. Ok, quindi devo toccare col filo per dare elettricità. Questo è semplicissimo. Quanto si allunga sta affare? Mo scusate, però oggi c'è, sembra tutto equivoco quello che sto a dire, raga. Perché mi dovete fare essere equivoca quando non voglio assolutamente essere equivoca?
è lunghissimo. Sì, però vi dovete calmare. Vi dovete dare una calmata, che pare che qualsiasi cosa che sto a fare è una cazzata. Eccolo là. Io lo avevo detto. Ve lo avevo detto o non ve lo avevo detto, ragazzi, che sto a fare non mi ispirava fiducia? Si è incazzato per la chiave, vero? Adesso che ho attivato il power... Ah, adesso che ho attivato il power posso aprire qua. Giustamente. Make a friend. No, grazie. No, no, non ci tengo a fare amicizia. L'ho visto, eh. Io ho visto qualcosa. Io ho visto qualcosa. Questa è chiusa, guarda caso. Devo entrare dove è strisciata quella roba. Voi siete dei grandissimi pezzi di merda. Ve lo dico con tutto l'amore del mondo, ma voi siete dei grandissimi pezzi di merda. Vado. Ah! Tesorella! Perché hanno dovuto mettere questo coso dappertutto? Oddio santissimo. Ok, con calma si può fare tutto. Allora qua c'è un videoregistratore giallo. Io vi troverò una cassetta gialla. Perché si fa così, si deve trovare quello che serve. Allora, cos'è? Vedi, non mi spiegano cos'è. Cos'è? Ma che cazzo è? Cos'è? Oggi regà, oggi è proprio triste, eh? Oggi è proprio triste, proprio questo è il gameplay dell'equivoco. Ok, due. Me ne servono quattro, mi sembra di aver capito. Forse da là sopra, vero? Che forza che ha questo affare. Quest'altro mi serve. Cos'era quel rumore? Tanto, ecco, questo è quello che mi serve. No, questo è il corpo smembrato di un qualcosa. E non lo sto trovando, non lo sto vedendo molto proprio. Chiedo scusa. L'ho visto e come? Era lì. Potrebbe essere dovunque, ragazzi, sta a fare. Però sta roba pesa. E quindi mi tocca un attimo avere un attimo di pazienza, insomma. Qua c'è la cassetta, fermi. Tanto ho trovato la cassetta e va bene. Dov'è il quarto cazzo? È qua sopra, eccolo. Eccolo. Oh, è in cima al mondo. Ce l'ho, posso tornare di qua. Intanto anche guardarci un bel film, ragazzi. Vediamo che c'hanno da dirci. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? Che vuol dire sweep? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Nessuno sa cosa stanno facendo. Single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Quindi con la robaccia dell'orfanotrofio. Nice program and all on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich, you're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less. Huggy boxes? What the fuck? Is that even a word? A bit of. Ok, non ci si capisce una sega, chiarissimo. Comunque, ho visto, ci sono i sottotitoli in spagnolo. Mi scuserete, ragazzi, è più probabile che io capisca qualcosa. Ok, inseriamo l'ultimo pare. Ah, è quella forse l'altra mano. Io mi auguro, perché per procedere qua abbiamo bisogno sia della destra che della sinistra, quindi dovrebbe essere quella. Ok, minchia, me la butti così. Se me se spacca, che faccio? Ma attacca il cazzo. Tanto per cambiare. Adesso c'ho pure la destra. Woohoo! Possiamo andare. Andiamo, ragazzi. Battete il 5. 1 e 2. Wow. Sembra una cosa magica. Ok, non mi piace per niente, però procedo. È chiusa.
perché devo andare di qua? Grab to complete circuit. Che cosa devo prendere? Non posso. No! Aspetta. Oh, questo coso non me lo fa afferrare. Fermi. Di qua manco posso salire, suppongo. No. Direi proprio di no. Però posso andare di qua. Ma quanti cazzo di posti c'è stanno? Ah, uno. Ok, però di qua non posso andare, quindi devo seguire la strada che è già fatta, suppongo. E due. Reggiti. Oddio, forse non devo passare di qua. Non mi fa usare l'altra mano. Perché non mi fa usare l'altra mano? Niente, allora, l'ho mollato. One eternity later. Ma scusate un attimo, io posso prenderlo anche da qua? Senza dover fare tutto il giro? Chiaramente. Senza dover fare tutto il giro? Per cui mi faccio arrivare la corrente da qua. E voilà! Deve essere tanto difficile, porca miseria. Va bene, andiamo. Procediamo. Non so dove questo nastro trasportatore ci stia portando, ma sono dettagli. Prego. Che cazzo è? Che cazzo sta succedendo? Io chiedo scusa se ho creato qualche disagio, però. Cioè, ragazzi, voi mi dovete pure capire. Io mi sono ritrovata qua così, cioè, buttata. Capite? Cioè, chiarissimo, no? Io salgo così a caso. Ok, qua c'è un videoregistratore bellissimo rosa. E noi troveremo una cassetta bellissima rosa, ovviamente. Ok, molla pure. Oddio, no, lo stesso concetto. Allora, il concetto è lo stesso. Il punto è che dove lo dobbiamo far arrivare? Allora, lo dobbiamo far passare la corrente di qua. Poi, lo dobbiamo far arrivare di qua. Perfetto. Giustamente i bastardi di qua ci hanno messo lo sportello. Fermi. Possiamo aprire pure di qua. Non ci perdiamo sti dettagli. Se apriamo di là, non apriamo di qua. Nel senso, se apriamo di là, chiudiamo di qua, eccetera, eccetera. No, secondo me deve passare per ultimo da qua. Proviamo così a incrociare, perché è l'unico modo. Ditemi che ce l'ho fatta, vi prego. Dimmi. Oh, finalmente. Era ora. Ce l'ho fatta. Ok, andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Cosa abbiamo combinato di bello qua sotto? Attivato qualche strano meccanismo? Make a friend, ancora con sto fatto che mi devo fare un amico. Ma avete scassato la minchia, in che lingua ve lo devo dire? Ok, il fatto che questi affari mi osservino è altamente inquietante. Io ve lo dico. Sto aspettando qualcosa. Dobbiamo adesso le leve. Oh, che carini. Arrivano i giocattoli, ragazzi. Ma che carini. Mettiamo anche noi qua. A noi non ci trasporta il coso? No, non ci passo. Non me lo dire. Questo prima non l'ha fatto. Oh, arrivano gli altri giocattoli. Stavo creando un giocattolo. Ma dai, che cosa bellissima, ragazzi. Ho creato il mio giocattolo. Quindi adesso si aprirà qui. È questo che mi state dicendo? Ho fatto tutto sto macello per questo? E che cosa me ne dovrei fare? Lo devo inserire qua. Quindi nessuno se ne va senza un giocattolo. Io ce l'ho il mio giocattolo. Vedi? Che carino. L'ho fatto io con le mie mani. Che roba, vero?
Che roba, perché tutto così? Ah! Che cazzo! Oh! Dio santissimo! Dio santissimo! Dio santissimo! Oddio, ma sta... Ah, mi sta qui! Oddio, dappertutto! Ah! Oddio, Oddio, Gesù! Don, che? Che cosa no? Che cosa no? Mi sta qui, mi sta qui, mi sta qui! C'è un modo per finire tutto questo? C'è un modo per finire tutto questo, Dio santissimo! Minchia che odio, lo sto odiando tantissimo. Sto odiando tantissimo tutto questo, lo sto odiando tantissimo. Oddio è qua Perché prima mi si è bloccato? Perché prima mi si è bloccato? Oddio, mi sarà bloccato. Oddio Gesù, oddio Gesù, oddio Gesù. Non sono pronta per questo, regà. No. No! No, ti prego, no, non so neanche io dove sto andando, che cosa sto facendo. Oddio, muoviti, oddio, muoviti, oddio, muoviti, oddio, muoviti, oddio, muoviti. Oddio. Cuccia, cazzo, muoviti. Dove vado? Oddio, Gesù, no. No, siete dei pezzi di merda, no. Siete dei grandissimi pezzi di merda. Perché non si muove? Perché non corre? Muoviti! Oddio, è un incubo! È un incubo! Oddio, muoviti, cazzo! Oddio, che faccio? Trova il fiore! Trova il fiore! Ho trovato il fiore! Ho trovato il fiore! Che cos'è? Sembra un buco di culo! Perché sto andando verso un buco di culo? Quel coso non è morto, quel coso non è morto, io lo so! Io lo so tantissimo! Go back, run, turn around! Ma sto cazzo proprio! Devo stare più attenta a sta cazzo di registrazione, io non so neanche da quanto tempo si fosse bloccata la registrazione, ragazzi, della cam. Vi chiedo scusa, però ero troppo presa dall'inseguimento per accorgermene. Perché purtroppo sta maledetta macchinetta c'è un tempo massimo di registrazione di 29 minuti e 59 secondi, quindi di mezz'ora. Cos'è questo posto? Perché sono qui? Ah! Che bella! Ho trovato Poppy! Poppy! You opened my case. Sì. Splendido, davvero splendido, mi sono letteralmente stracagata sotto, davvero splendido, veramente. Io che poi odio, letteralmente odio gli inseguimenti e la sensazione di essere inseguita, è una cosa che odio. Splendido, davvero splendido, meraviglioso, fantastico, wow, che meraviglia. Usati sottotitoli in spagnolo solo per l'ultima frase. Ottimo.
Ecco perché mi avevate detto chiaramente che forse la cosa si poteva risolvere in un video, perché c'è soltanto il chapter 1, il capitolo 1. Io non so se questo significa che il gioco comunque è in sviluppo e quindi ne usciranno altri, sinceramente non lo so, ragazzi, ovviamente aspetto informazioni da voi. Devo dire che è stato alquanto interessante, comunque bello la questione degli enigmi, almeno ti fa spremere un pochettino il cervello, e poi l'elemento horror, ecco che funziona davvero alla grande, ragazzi. Mi è piaciuto, devo essere sincera, mi è piaciuto. Aspetto i vostri pareri in commento. Non so se già conoscevate il gioco, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate qua sotto. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.